Amici di Canale Caccia.tv, siamo ad IT 2020, va di moda dire 2020, edizione 2020. Sono con gli amici di Pianeta Colombaccio, qui alla mia destra c'è Gerry e di qua Manuel. Ciao ragazzi. Ragazzi, ci incontriamo spesso nelle fiere, sempre siete una presenza costante e gli amici del Colombaccio con voi non falliscono mai. Beh, diciamo che non falliscono mai, diciamo che cerchiamo come da nostra prassi di fare sempre del meglio, dare i consigli giusti e poi dopo nessuno è perfetto, anche gli articoli che ormai abbiamo in catalogo da qualche anno in base a quello che i nostri clienti e soprattutto amici ci dicono, cerchiamo anche sempre di migliorarli per far sì che siano sempre più facili da usare e più funzionali. E poi ecco, nessuno è perfetto, però la cosa è certa, cerchiamo sempre di metterci l'impegno massimo per far sì che tutti possano avvicinarsi a questa caccia e soprattutto che tutti possano divertirsi come noi facciamo, diciamo. Adesso la domanda difficile gliela faccio io a Manuel. Che cos'è che fa la differenza nel vostro settore? Ma guarda, i particolari che fanno la differenza, e poi di giornata in giornata le cose cambiano in base anche al luogo e al territorio dove si caccia. Quindi, come un po' per tutte le cacce, la gamma dei prodotti è vasta e va indirizzata a secondo della giornata e del periodo di caccia. Quindi andiamo da stampi in plastica a vere e proprie praticamente stampi in penna, Ovviamente che differenza c'è tra i due? Ovviamente la penna è un animale reale, è come se fosse un vivo, impagliato, fermo lì, e la plastica purtroppo è ferma e non è un materiale non naturale. Però nel tempo, nella durata e nella gestione del prodotto, chiaramente lo stampo in plastica non ha problemi, ha una durata di tipo superiore. Di trasporto, invece magari quello in penna, anche nelle giornate di pioggia possiamo incontrare delle difficoltà perché non possiamo tenerlo sotto la pioggia, ecco. Questa è un'attività che è nata da una passione. Ma diciamo sì, è verissimo, è nata ben 5 anni fa, abbiamo iniziato anche noi ad avvicinarci a questa caccia e di conseguenza avevamo necessità di avere dei piccioni. Abbiamo iniziato a allevare qualche piccione e abbiamo iniziato tra virgolette a cedere qualche piccione a qualche amico, ma ci diceva: ma mi dai il piccione, non abbiamo la racchetta, la calzetta in cuoio, ma sti piccioni dove li trasporto andando a caccia? E da lì con Manuel ci siamo avvicinati, prima qualche racchetta e poi qualche rullino, qualche ripaltina, e siamo grazie a Dio arrivati ad essere... Ok, a proposito di racchette, eccole qui, ce ne sono di diverse misure, di diverse fogge, chiaramente in cima alla racchetta poi va fissato il piccione vivo, sì, il diciamo. Piccione vivo in questo caso, chiaramente, esatto. Perché il piccione viene fissato a questa retina con delle calzettine che sono molto morbide, non danneggia il piccione. Ecco, importante questo tipo di fattore. Comunque sia, essendo cacciatori, la cura e il benessere dell'animale per noi è la prima, come quello che va con il cane. Chi è che tratta male un cane? Per noi il piccione è il nostro compagno di caccia, perciò lo trattiamo forse meglio di noi, diciamo, ecco. Hai fatto bene a sottolineare questo tipo di aspetto, solo che vedendo il vostro stand cioè non ci sono solo le racchette, ma ci sono veramente centinaia di accessori per questa caccia a mano. Gli accessori ne abbiamo di tutti i tipi e per tutti i gusti, dalle giostre a stampi, a racchette, ad aste per poter mandare su gli animali, e stampi impagliati nelle piante, nelle più svariate misure, fino ad arrivare intorno ai 20 metri, e poi cassette portapiccioni. Quindi chi più ne ha più ne metta. Zaini, sacche per il trasporto degli animali, degli accessori, ecco. Chi più ne ha più ne metta. Bene, amici di Canale Caccia.tv, ricordiamo anche dove è possibile trovare questi prodotti. Allora, siamo fortunatamente distribuiti in circa 80 armerie in Italia, dislocate tra il Lazio, Umbria, Toscana, Marche e Veneto. In più abbiamo, diciamo, un sito dove potete vedere tutti i nostri prodotti e tutti i video realizzati da noi, così vi spieghiamo bene come sono fatti i prodotti, che
www.pianetacolombaccio.com. Sul sito avete tutti i nostri recapiti, sia mia che di Manuel, e perciò per qualsiasi cosa potete contattarci via mail o direttamente telefonandoci, che non c'è nessunissimo problema. Bene, poi se la mia parola può servire a qualcosa, dato che questi due disgraziati veniamo anche dalla stessa regione, dall'Umbria, sono degli amici, ve li raccomando vivamente, e diciamo che ci possiamo mettere tranquillamente la faccia anche noi, perché veramente sono mossi da passione, e questo tipo di passione ve la possono trasmettere sia visitandoli in fiera che chiamandoli, perché sono veramente veramente disponibili, ma principalmente sono veramente competenti, perché quando si fa un lavoro che deriva dalla passione è tutta un'altra storia. Amici di Canale Caccia, un saluto da Pianeta Colombaccio, www.pianetacolombaccio.com, però anche la distribuzione in ben 80 armerie. Vedo che, ragazzi, state crescendo sempre di più, per cui non posso farvi che un grande in bocca al piccione invece che in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Bene.